Dottor Portaluri, una manifestazione fortemente voluta per questa emergenza rifiuti, ma qual è la reale situazione e come si può contrastare? Beh, la situazione è sotto gli occhi di tutti, è molto grave, c'è uno stato di abbandono della città in molti luoghi, soprattutto nelle periferie. Cosa si può fare? Qualcosa di urgente si deve fare e secondo noi lo deve fare il sindaco. Un'adesione di tante altre associazioni che comunque hanno sempre avuto a cuore il problema anche della cura della città, ma da questa sera usciranno delle proposte concrete per riuscire a sistemare questa emergenza in che modo secondo lei? La richiesta è questa, di fare un'ordinanza urgente per rimediare l'emergenza e poi cominciare a ragionare su un modo diverso di gestire i materiali. Allora, io come dicevo, insomma, chi mi stava chiedendo la mia opinione prima di raggiungere il centro di questa piazza, non mi sottraggo al confronto, certamente vorrei che fosse chiaro che dal primo momento del mio insediamento che io mi sto occupando di questo tema così importante e siamo purtroppo mi rendo conto che stando dal di fuori alcuni problemi di tipo tecnico non si valutano, non si considerano o si chiede a un'amministrazione di andare al di là di quelle che sono le possibilità e le previsioni normative. Noi questo non lo possiamo fare. Questa forzatura non la possiamo fare e quindi dobbiamo cercare di trovare una soluzione stando nei parametri di quelle che sono le possibilità e gli strumenti che la legge, e dico la legge, ci mette a disposizione. Ora, dicevo prima che sono stata invitata, esortata a emettere questa benedetta ordinanza. Allora, sia chiaro che l'ordinanza non può essere emessa, non voglio emettere un'ordinanza, l'ordinanza non può essere emessa. Quindi è evidente che abbiamo fatto una serie di tentativi, non siamo stati con le mani in mano, ci occupiamo quotidianamente, io prima di scendere ero impegnata con i dirigenti proprio a discutere del problema dei rifiuti, abbiamo fatto una serie di approcci anche con la regione cercando di trovare delle soluzioni percorribili, non abbiamo scartato nessuna possibilità, abbiamo fatto dei tentativi che non sono andati a buon fine, certo non ci diamo per vinti, certo ci rendiamo conto da cittadini e non da amministratori di quanto il problema sia importante, da amministratori vorremmo trovare una soluzione, questo sì, senz'altro, e ci lavoriamo costantemente, ci lavoriamo con dedizione, ci lavoriamo con la massima attenzione e responsabilità. Poi è chiaro, come cittadina anche io pago una Tari, però abbiamo cercato di non incidere ulteriormente, sul costo della Tari, nonostante tutti voi sappiate che il costo della Tari deve essere integralmente spalmato sugli utenti, e credo che questo sia stato già un grande impegno e un buon risultato che abbiamo ottenuto. Quindi è evidente che poi vediamo anche noi la città, non è che non siamo chiusi nel comune, non guardiamo, non ci accorgiamo di quello che c'è intorno, ma sicuramente qualunque debba essere la soluzione che adotteremo, deve essere, ripeto, quella che c'è consentita dai paletti e dalle normative che dobbiamo in ogni caso rispettare e che in nessun modo possiamo disattendere soltanto perché ce lo chiede una comunità. Per carità, lo vorremmo fare, ma sicuramente non è la strada migliore per superare il problema. Grazie cittadina Angela Carluccio. Cittadina Angela Carluccio, la ringraziamo. Si sta approssimando la stagione estiva, o si fa l'ordinanza contingibile e urgente per provvedere, o se no, come tutti dicono, come anche la stampa ha sottolineato, ci vorranno perlomeno 6 mesi per affrontare il problema. Quindi il problema è questo, o ordinanza contingibile e urgente, o se no, anche questa nostra riunione non sarà servita a niente. Questa è la realtà. È un'azione collettiva legale, intraprendere questa azione collettiva, ci sono delle sentenze recentissime in merito, chiedere la riduzione che viene concessa sino all'80% della TARI. Questo per motivandola naturalmente con un pessimo servizio, ci sono le motivazioni, ci sono precedenti penali.
Avete idea di cosa significa camminare in carrozzina con la spazzatura che c'è in giro? Con l'erba alta oltre un metro? Il primo cattivo odore viene respirato da loro. E peraltro, come possono mai camminare sui marciapiedi o per le strade? Quindi anche su questo dovremmo pensare. La nostra società ha anche i disabili. Cerchiamo di non far perdere anche questo tipo di dignità a loro. Grazie. L'altro giorno mi è arrivata la bolletta di 10.753 euro. Ne pagavo all'incirca 4.600, oggi ne dovrei pagare 10.753. Io vi dico una cosa, bisogna fare qualcosa in questa città se gli vogliamo bene, prendere di pugno tutti, perché effettivamente non si può pagare tanto. E i prezzi sono molto eccessivi, non ci sono le proporzioni, si fa a metro quadro, ma non a quanto si guadagna. Io da il 30 dovrei pagare 2.689 euro e non mi sembra giusto, io non la pago, questo è chiaro. Se stiamo pagando una cifra tale, tanti milioni di euro, stiamo pagando tutte le cifre che sono state accumulate negli anni e che la sindaca ha ereditato, ed è un discorso. Se vogliamo pagare di meno, dobbiamo vedere come pagare di meno. Se è il caso di pensare a un termovalorizzatore che funzioni senza rovinare la salute dei cittadini e non continuare a pagare 250 euro a tonnellata, perché i nostri rifiuti vanno in Emilia Romagna, in Svezia, la mondezza la comprano perché è una fonte di ricchezza, perché con la mondezza alimentano le centrali. Ottimo confronto in piazza, così come i cittadini finalmente hanno ottenuto. Per la prima volta in piazza una sindaca, un giudice, i cittadini che magari non hanno molta esperienza di legge ma che hanno le scatole un po' rotte e che legittimamente secondo me anche contestano, fischiano perché hanno diritto dopo che pagano centinaia e centinaia di euro dalla mondezza. Quindi se il problema è degli altri, perché il problema è sempre degli altri, di qui di Rusindo di prima, di Pascali, di Giovanni, oggi ognuno. Il dottore di Schiena afferma che l'ordinanza per prendere una ditta delle migliori si può fare, punto. La sindaca, la cittadina Angela Carluccio, nonché sindaca di Brindisi, ha risposto che non può fare.